Line B, the first flight of the Orbital Discovery, and the shuttle has cleared the tower. Discovery's four computers now have primary control of critical vehicle functions. Salve a tutti amici videoludici e benvenuti a questa nuova live per il canale Corsi Videoludica, H Corti Videogiochi sul canale Viola, come al solito ancora una volta con Aritmi, benvenuti e ben ritrovati, proseguiamo, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, dai forza ragazzi, c'ho voglia di giocare, dopo l'ultimo episodio un po' sconclusionato, devo riconoscerlo, è stato un macello totale, è effettivamente come se giocassi io per i fatti miei, a parte che era passato parecchio tempo dall'ultima volta che ci avevo giocato, però è stato un ottimo esempio di quello che Cyberpunk è al suo top, e soprattutto per quanto riguarda la trama principale, come avete visto diverse diramazioni, possibilità veramente ampie di scelte su come approcciarsi a una missione, ai vari NPC primari e secondari che possiamo avere, per esempio, ve l'avevo già raccontato, c'è stato questo NPC che ci ha offerto la possibilità di aiutarla in questa faccenda, in cambio ci avrebbe lasciato prendere il drone, noi siamo dovuti andarlo a recuperare da questi Skulls, mi sembra che si chiamassero così, insomma questa banda che, da cui in realtà già dovevamo prelevarlo, ma loro volevano più soldi perché c'è stata una battaglia interna per il potere, poi abbiamo trovato l'ex capo di questa marmaglia e potevamo decidere se risparmiarlo o meno. Io all'inizio, perché ho fatto un po' di confusione io, vi ho fatto vedere sostanzialmente entrambe le versioni. Sono riuscito a finire la missione esattamente come volevo io. La prima volta che l'ho giocato sostanzialmente avevo fatto in modo che il piano di questa tizia non andasse a buon fine, e lei sostanzialmente l'avremmo trovata morta molto più avanti nel gioco, l'avremmo trovata morta. Invece in questo caso siamo riusciti a farla sopravvivere, che è esattamente quello che volevo ottenere io. C'è stata molta confusione, non sono riuscito ancora a giocare al meglio che potevo effettivamente. Comunque quella missione, farla diciamo di nascosto, era un po' improbabile, non impossibile ma molto difficile, specialmente nelle prime battute di gioco in cui non abbiamo ancora sviluppato molto il personaggio. L'unica cosa, dannazione, che mi sono accorto che a quanto pare, se volevo poi in futuro durante le live ricambiare le statistiche del personaggio, in questo momento non posso farlo più, perché devo ritrovarla questa cosa, perché non mi ricordo com'è che si faceva per cambiare le statistiche. Avevo visto che lì, quando sono andato a scegliere quali erano le statistiche che volevo cambiare, mi ha dato la possibilità al gioco di farlo. Forse questa cosa ti viene data ogni tot che aumenti di livello, può darsi, a ogni tot di livello ti viene data la possibilità, se vuoi, di cambiare tutti quanti e di ridistribuire i punti esperienza ottenuti, è molto probabile. Ma se non mi sbaglio poi bisogna trovare forse dei fixer apposta, che insomma i bisturi, non i fixer scusate, i bisturi, bisogna trovare questi tizi, i bisturi che ti cambiano sia i connotati che le statistiche,
specifici, se non mi sbaglio, all'interno del gioco, ma è una fase molto avanzata, tipo endgame o una cosa del genere, da quello che avevo letto in passato. Non so ora come è stata cambiata o se è stata cambiata o meno questa cosa. Purtroppo io il mio cambiamento, stupidamente, l'ho già fatto. Un po' troppo presto. Avrei dovuto aspettare. Era meglio andare avanti com'era, scegliere le statistiche, non dico a caso, ma scegliere lì per lì di pancia, si potrebbe dire, e poi successivamente pensare meglio a come sviluppare il personaggio e ricambiare le statistiche in un momento più opportuno. Ormai quella cosa è andata, non importa, andiamo avanti così com'è, ragazzi. Le live sono belle anche per questo. Pur facendo degli errori, le teniamo così come sono. Vediamo un po' come ci permetteranno di andare avanti. L'unica cosa è che avendo già giocato una buona parte di trama, almeno un 40% o una cosa del genere, forse all'epoca, so già come avanza per buona parte di essa. Di conseguenza so anche più o meno a memoria cosa aspettarmi in certi frangenti. E c'erano delle cose a questo punto che avrei voluto tanto provare. Quindi per quel momento spero di riuscire a ottenere le statistiche che mi servono. Poi se non succederà, non importa. Ci atterremo più o meno alla situazione, ragazzi. E anche questo è il bello della diretta. Ok, detto questo, fatemi passare all'HDMI 2 e speriamo che funzioni tutto come si deve. Incrocio le dita, speriamo che il gatto non mi abbandoni di nuovo, ragazzi, perché ultimamente è successo troppe volte. Ok, sembra che abbia ripreso a funzionare, perfetto. Vediamo un po'. Se mi cambia, perfetto, sì, cambia. Ottimo. Ok, ok, ok. Audio di gioco e audio di mio. Sì, perfetto. Si sente tutte e due. Ottimo. Vai. Buoni così. Carichiamo la partita. Allora, salvataggio manuale voglio. Eccolo qua, il colpo. Ciao a tutti, è bello riavervi con noi. Avete sentito della porta aerei della Arasaka che è ormeggiata a Night City? Notare, ragazzi, che questo è il nostro appartamento. Mentre sentiamo le parole del commentatore, sullo schermo del PC compare la notizia, attenzione. Temeva che dei pescatori locali potessero... Che è successo? Ma... perché? Perché le macchine sono andate a scontrarsi con sto coso? Che è successo mentre... Questa cosa è buffa! Allora, adesso dovremmo andare all'Afterlife, appunto. Però non so se oggi ho voglia di continuare l'avventura principale e magari dedicarci allora a qualche secondaria. Dovremmo fare sia l'uno che l'altro, ragazzi, perché se voglio soprattutto accumulare... roba, bisogna provarci. Allora, pantalone antivento Red Dead di seconda mano. Perché no? Dai, queste sono più belle da avere piuttosto che i pantaloni di V, banalmente. Poi la giacca. Questo Edge Runner in uso ATAK con imbottitura composita. Questa è giacca borchiata a maniche corte Maelstrom. Non gli scarsa, dove mi viene a venire questo termine? Questo termine, gli scars, mi sembra che esista all'interno di Cyberpunk. Potrei anche confondermi, ma erano i Maelstrom, semmai, ecco. La giacca Maelstrom, per appunto, questi sono. Però preferisco questa da Edge Runner, dai. E poi, per ora nient'altro, credo. A parte una moltitudine di armi, io credo che... Sapete una cosa, ragazzi? Credo che ci convenga venderle queste armi. Tranne per il fatto che ho ottenuto qualcosa di meglio, forse. Velocità d'attacco più bassa, ma tutto il resto è aumentato. Poi, vediamo un po'. Certo, la mia pistola attuale, quella che ho ottenuta, la Dying Knight, che è un'arma speciale, ha due slot vuoti rispetto a quest'altro. Però, moltiplicatore danni colpo alla testa 150% rispetto al 125. Perforazione armatura è 50%, quindi è aumentata questa. Quasi quasi ce la metto. Queste armi non le voglio vendere, queste sono speciali per l'appunto. Il resto posso anche darle via, invece. Non mi sento di doverle tenere. La mazza da baseball, sinceramente parlando... Non è che mi... Le armi da mischia, ragazzi, non mi interessano mica tanto, sinceramente parlando. Quindi quasi rimuovo. Magari qui ci posso mettere l'altra pistola, toh.
Forse dovrei metterci un'altra tipologia di arma. Anche se per ora non è che sono granché queste. Questa ben due slot comunque per mirino, non sarebbe neanche tanto malaccio. Però magari un fucile a pompa ci starebbe, no? Tipo questo, toh. Per ora non ho chissà quale arma. Il colore però è diverso, strano. Il colore del fucile, questa qui, DB2 Satara, è diverso da come appare, ma non importa. Mitragliatrice leggera. È potente, appunto. Mitragliatrice leggera, d'assalto invece questa è, appunto. Mm-hmm. Velocità di ricarica, i danni sono maggiori però per l'appunto. Per ora penso che faccia così, dai. Eccola qua. Ricordiamoci con l'X, eccoci col quadrato, no, col quadrato, col triangolo, che posso cambiare le armi, perfetto. Attacco corpo a corpo. Ah, cacchio. Ok, sì, è... scusate! Che casino, guardate! Calma, calma! Li ho spaventati, li ho spaventati tutti! Il resto lo vendo, dai! Jesus Christ! Che? Jesus Christ? Cosa? L'ha detto in lingua straniera o qualcosa del genere. Allora... Ah, questa è una copia però. Vedi, grado 1, ma è esattamente uguale. Con la differenza che questo però... Attenzione ragazzi, ho la stessa arma ma con un mirino. Scusate, eh. Forse mi conviene... No, sbaglio sempre. Inventario. Per esempio, ho una stessa arma identica, per l'appunto. Eccola qua. Ma migliorata perché c'ha un'aggiunta, il mirino, l'accessorio. Ecco, così è molto meglio infatti, no? Ok, vendiamo quello che non mi serve. Vendo. Vendo. Io vendo. 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 Io per ora vendo, poi magari dice, ma ti potrebbe servire. Sì, potrebbe servirmi in futuro. Ora ho bisogno soltanto di... sbarazzarmi il più possibile di sta roba. Per far spazio, no? E mi tengo solo per ora quelle che uso. O le armi speciali tipo queste. Questa è un'arma speciale, sostanzialmente. Mm-hmm. Oggetto attualmente in uso, certo. Per esempio, sta roba. Questo è potenziatore salute. 10% salute massima. Grado lungo termine. Grado 3 lungo termine. 10% salute massima. Questo, capacità di trasporto. Velocità di rigenerazione. Rama massima. Questo non serve a nulla. Cioè, velocità di movimento meno e precisione meno. Queste li vendo. I consumabili come vodka e cose varie sono inutili. Ok, non li ho quasi mai usata sta roba e devo imparare a usarli di più infatti. Ma almeno teniamoci quelli che vanno in positivo. Tequila e special, via via via. Ok. A posto così. Accessori e mod, qui comincio ad avere un po' di accessori e mod che devo imparare a utilizzare. Questo non vedo l'ora di utilizzarlo. Vedi? Un piccolo mirino extra. Via, ok. Ricordiamoci di abbassarsi, va bene. Con questo corro. L'unica cosa è che dobbiamo capire adesso dove andare. Vediamo un po'. Potremmo dirigerci a qualche missioncina secondaria quest'oggi, dai.
Anzi, ci conviene farlo per forza. Allora, qui abbiamo un bisturi. Comprare, potenziare, installare e rimuovere cyberware, certo. Qui abbiamo il Netrunner. Qui puoi comprare equipaggiamento da Netrunner. Negozio d'armi. Mercato Kabuki, certo. Qui abbiamo soccorso. Salva la persona presente qui. Bisogna vedere se ne vale la pena perché... Allora, la macchina. Per ora ho solo questa, poi le sbloccheremo altre. Eccola che arriva. Ah. Mi farà andare di qua, suppongo. Sì, dai. Piano, piano. Ok, vai. Piano, piano. Senza fretta. Chissà cosa troverai. Ancora non scoperto, ma sappiamo dove andare. Come al solito, Night City di notte specialmente è fantastica come città, ragazzi. Dovrei farli fuori quelli? No, non ne va certo la pena. Che cazzo sta succedendo? Boom! Credo che possiamo sparare anche dalla macchina, eh? E ora che mi dice, cazzo? Spettacolo! Hanno bloccato la strada, ma noi facciamo fuori così. Oh, mi stanno distruggendo la macchina, bastardi! Penserò io a quel coglione. Via, via, via! Ce la facciamo? Danneggiare i veicoli. Il veicolo è danneggiato. Bastardi. Esplode. Che casino, ragazzi. Che casino. Che sto facendo? Devo prenderci la mano tantissimo. Fatto. Cacciatore di teste. Bene, ingegnere. Ogni azione che compiamo, in qualche modo, ci permette di ottenere punti, vedete? Raccogliere armi e punti ingegnere. Ci fosse un modo di nasconderle, ma non credo, vero? Prendo tutto, vai. La mia baby. È in riparazione, ci vorranno 3 minuti e 50. Beh, almeno verrà riparata automaticamente. Ora direi che andrò a piedi, dai. Comunque quest'arma ha scarica elettrica, a quanto pare. È buona, mica male, dai. E siamo comunque vicini. Devo salvare una tizia, a quanto pare. Oh! Regina Jones! Disattiva o lo chiamate i fixer. Ok, eccola qua.
Sangue chiama sangue, bestie è un imbecille. Allora, bestie. Oh, beh, no, Berry, ma che bestie? Perché bestie? Sangue chiama sangue, Berry è un imbecille che ha fatto la cazzata di unirsi ai Maelstrom. Si è reso conto molto presto che quegli psicopatici non ti lasciano molta scelta. O resti con loro, o muori, o paghi. E qui entra in gioco sua sorella Lucy, che ha scelto l'opzione numero 3. Invece che coi soldi, ha comprato la libertà di suo fratello con esperienza e servizi. Ha offerto di riparare il cyberware dei Maelstrom per 3 mesi. Il problema è che ne sono già passati 5. Di mesi. E qui entri in gioco tu, il lavoro lo finanzia Berty. A quanto pare aveva qualche Eddie nascosto sotto il materasso. Sentiamo. Vai alla clinica. Ci si vede. Alla prossima, V. Ricorda, i media mentono. Avrei dovuto... agente di pattuglia. Volevo rispondere alla chiamata. Ho fatto la cavolata io. Hacking gravi disponibili. Distrae i nemici. Attenzione. Porta doppia. Macchina per la sera. Ci sarà il modo di entrare di nascosto, forse. Per esempio da qui. Torcia chimica. La prendo. Usa capacità tecnica. A un livello 7 posso entrare da qui, per esempio. Attenzione che non vorrei che ci fossero le telecamere, eh. Aspetta, vediamo un po' se carica. Sono ai 49, poco fa. Qui. C'è stato l'autosalvataggio, ragazzi. Facciamo più attenzione. Almeno, se posso, voglio provare a fare quanto più in silenzio possibile. Se poi devo fare il macello e ammazzarli tutti, e ci sta. Tra l'altro, così... risento lei che ci fa la chiamata. Stavolta devo accettarla. Allora, c'è un'entrata di là che ho le capacità tecniche per farlo. Ascolta, i Maelstrom hanno un bisturi. Il fatto è che la trattengono contro la sua volontà, costringendola a lavorare per loro. Puoi andare a salvarla da quegli psicopatici? Suo fratello ne sarebbe felice. Dettagli allegati. Benissimo. Eccolo qua, l'abbiamo già letto, certo. Ora va bene. Qui c'è qualcosa da recuperare? Allora, abbiamo visto l'entrata principale, l'entrata posteriore accessibile da noi anche, fortunatamente. Questi no. E sicuramente c'è un'entrata dal tetto, allora. C'è qualche cosa qua? Un'entrata da qui? Da qua sopra, probabilmente. Oh, tanto questo. Componenti, perfetto. Non posso ancora vedere attraverso i muri. Se ci fosse un'abilità del genere sarebbe utilissima. Là c'è una cassa. L'avevo vista, dov'è? Eccola.
No, l'unica entrata o la principale o questa, a quanto pare, d'accordo. Attenzione, eh. Mi posso connettere. Richiesto un grado 5. E... tac. Estrazione da sé, estrazione dati avanzata. L'estrazione dati esperto non ce l'ho fatta, non importa. Ho comunque ottenuto un po' di soldini. Capo non letale. Tra l'altro c'è una telecamera là. Attenzione alle telecamere, ragazzi, eh. Che poi dici non letale, ma quello è pericoloso comunque perché l'ammazza. Oh, controllo di telecamera. Ok. Poi, cos'altro c'è? Un'altra telecamera lì. Marca. Marca. Riflettore. Quella è un'altra telecamera, certo. No, non lui. Disattivazione da remoto. Ok. Attenzione, ragazzi. Vorrei sapere dov'è il sistema di controllo di questo. Allora, macchina per la soddisfazione spontanea delle voglie. Ma che razza di macchina è? Attiva sovraccarico? No, così semplicemente li attiriamo. Ci sono almeno 3 telecamere di sorveglianza comunque. Dispositivo successivo, ottimo. L'ho spento, perfetto. Dobbiamo aspettare che mi si ricolleghi la telecamera, vero? Questa ora è spenta. Finché non ci beccano, rimarrà spenta. Abbiate pazienza, ragazzi. Sto cercando di aspettare che si ricarichi la possibilità. Allora, quella è spenta, va bene. Spenta. Intanto controlliamo se c'è qualcos'altro. Il bello che è, possiamo prendere il controllo, ma rimangono comunque spente poi. Questo distrae i nemici, d'accordo. Serranda industriale. Ah, ma guarda, una serranda industriale. Così possiamo entrare anche dall'alto o andare di là, vedete? Abbiamo trovato un altro punto di accesso tramite telecamera. Possiamo adesso... avviare la serranda che ci ha permesso di entrare da qui. Magari li prendiamo alle spalle se siamo fortunati. Quella è una cassa, d'accordo. Allora, dovrebbero essere tutte spente adesso. Speriamo, eh. Attenzione. Forse questo? Sento qualcosa. L'ho distratto, dai.
Comunque la sagoma attraverso i muri si può vedere se siamo fortunati. Perfetto. Oh, nuovo shard, conversazione archiviata, Britt Denson e David Colving. No, davvero, sto bene, è solo un graffio, davvero, ho saputo che qualcuno ci ha quasi rimesso le penne. Sì, Hans, è stato colpito in pieno, si vedono quasi di budella, non riesco a togliermi la testa quel tanfo. Cazzo di scavenger psicopatico, scavenger, ecco, è un'altra, appunto, di scavenger, esistevano, già. Ora, eccola, il freezer, Perfetto. Sembra che due tizi si siano liberati. Ce la possiamo fare, ragazzi? Appena in tempo, ragazzi. Allora, devo nasconderlo. Ah, qui c'è uno shard da leggere, va bene. Ma forse quello è meglio pensarci dopo, che avremmo fatto fuori tutti. Non volevo rompere il vetro, eh. Avrebbe fatto troppo rumore. Le telecamere non devono rimanere disattivate per forza, attenzione. Preso. Quello ci pensiamo dopo. Sono Josh Kevorkian e i vostri affari sono anche i miei affari. Oh 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 oh. Grandi notizie per Tokyo. Se soltanto riuscissi. Attenzione. Ah, mi ha visto? Quindi sta venendo qui forse. No, forse no. Appena in tempo, non sapevo che ce ne fosse un altro là, dannazione. Ora, questo lo lasciamo qui per ora. Yes! Ok. Nascondiamoli. Questo ne può contenere solo uno, infatti. Ah, questa era la parte esterna. No, il bagno. Ok, c'è nient'altro nel bagno? Sembrerebbe di no. Ah, ma ce n'era uno esterno pure. Perfetto. Scheda d'accesso, guarda un po'. E un nuovo shard. Sta operando in questo momento, ce la farà, non ne ho idea, ma lui si sa fare davvero miracoli, credimi. Ha ricucito l'intestino retino di Bill o una cosa del genere. Ora è tornato a fischiettare come... a fischiettare quando piscia. Non mi interessa di Hans, voglio sapere dello scambio. Avete ottenuto l'equipaggiamento? In parte. Abbiamo dovuto lasciarne una parte. Trova qualche altro psicopatico e andate a recuperare il resto. E questa volta niente sorprese. Perché era rinchiusa da qualche parte allora, probabilmente. Quindi avevamo bisogno di questa scheda. Ok. È rimasto questo tizio. Vediamo un po'. Eccolo qua, un altro freezer. Tutti nascosti, come se nulla fosse. Collegandomi.
Yes! BD. Oh, questa volta ce l'ho fatta. Semplice e avanzata, così ottengo molti più soldi. O informazioni a seconda del contesto. Dati estratti, 10 componenti per hacking rapidi grado 2. Ottimo così. Lo shard. Sostanze chimiche, il killer invisibile. Scappiamo da tempo come gli AV che sfrecciano nei nostri cieli. Sappiamo da tempo come gli AV che sfrecciano nei nostri cieli scaricano sostanze nocive nell'aria, le scie chimiche, come ad esempio alluminio, biossido di carbonio, anidride solforosa, acido solforico, benzoato di potassio. E questo è male. Ulteriori studi hanno anche rivelato che la presenza di globuli rossi morti e di Escherichia coli, nonché di cloruro di sodio, sali della cucina. Ora, non serve avere una laurea scientifica per sapere quali danni queste sostanze possono causare nel corpo umano. Abbiamo scoperto che i composti di zolfo possono portare a cancro, problemi al cuore e altre malattie dovute all'indebolimento o persino al danneggiamento del sistema immunitario. Inoltre, possono causare idroimplosione dentale spontanea e meningite acuta. Se vabbè. Te giuro, te dico fidate. Allora, vediamo un po'. Ci sono altre robette da prendere? Questo no. È un freezer, diciamo. Da lì ci sono entrato. Le telecamere sono andate. Aha! Vite parallele. Nell'accingermi a scrivere questo libro la vita di... Allora, nell'accingermi a scrivere in questo libro la vita di Alessandro il Grande e di Cesare, il vincitore di Pompeo considerata la massa dei fatti. Il vincitore di Pompeo, considerata la massa dei fatti, null'altro dirò a modo di prefazione se non questo. I lettori non mi diano addosso se non riferisco tutti i fatti, né narro in modo esaustivo quelli presi in esame tra i più celebrati, ma per lo più in forma riassuntiva. Io non scrivo storia, ma biografia, e non è che nei fatti più celebrati ci sia sempre una manifestazione di virtù o di vizio, ma spesso un breve episodio, una parola, un motto di spirito, dà un'idea del carattere molto meglio che non battaglie con migliaia di morti, grandi schieramenti di eserciti, assedi di città. Come dunque i pittori colgono le somiglianze dei soggetti dal colto e dall'espressione degli occhi nei quali si avverte il carattere e pochissimo si curano delle altre parti, così mi si conceda di interessarmi di più di quelli che sono i segni dell'anima e mediante essi rappresentare la vita di ciascuno, lasciando ad altri la trattazione delle grandi contese. Ero dolle di presi, vedete? Messaggi. Ti prego. Ciao Erne, ti prego, lascia andare mia sorella. Eravamo d'accordo che avrebbe lavorato per voi per 3 mesi, ma sono passati già da un pezzo. Non è giusto, non erano questi gli accordi. Sono disposto a darti qualcosa se la lascia andare. Ti prego, Arne è mia sorella. Berti, che piacere sentirti. E io che pensavo che ti fossi dimenticato di noi. È buffo che tu parli dell'accordo, perché secondo me sei tu che l'hai infranto. Noi ci cromiamo, supportiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle Maelstrom, e tu stai con noi per migliorare la tua patetica esistenza di merda, dare un significato alla tua vita inutile. Ma tu ci hai abbandonato come degli impianti scadenti. Abbiamo anche noi dei sentimenti, Berti. Ci hai spezzato il cuore. Per quanto riguarda la tua sorellina, a lei piace stare qui con noi. Guarda, tengo così tanto a lei che le ho scritto per essere sicuro. Ecco cosa ha detto. Ehi fratello, qui si vive bene. Preferisco stare con i tuoi ciume strafichi piuttosto che scappare con un vigliacco di merda come te. Ciao. Parole sue, giuro. Ho le mani legate. È una sua decisione, amico. Fattene una ragione. Non posso buttarla fuori così come se niente fosse. Quindi, ciao. Li abbiamo sistemati. Quegli scavi di merda hanno provato a fregarci, ma gli abbiamo ricordato chi siamo. Dovrebbe essere di lezione anche per tutti gli altri, ma la situazione sarà un po' tesa per un po'. Non voglio che qualcuno si becchi un proiettile per questo. Comunque, ci credi che hanno provato a dare del cromo di merda a me? A me? Cazzo, è come vendere sabbia a un nomade. Vai, così l'abbiamo disattivati del tutto per sicurezza. Nel caso arrivasse qualcuno a fa macello. Sta zitto, spegniti.
qui mi sa che ho finito. Aha. 75 anni di cyberware di Tsutomu Takahashi. Introduzione: un secolo fa perde un altro rappresentante di una ah no, questa l'abbiamo già letto. Questa l'abbiamo già letto. Non ho ancora finito. Il tuo chum è appeso a un filo. Sì, dammi solo un attimo, che non è il mio chum. File, lista medica. Ok, ecco la lista. Bende alginate con composto a ioni d'argento per 30. Idrogel per sigillare ferite. Oxyboost, quegli inalatori da 150 tiri. Le vitamine dell'ultima volta. Aspiratori, quelli con gli schemi aggiuntivi. Dispositivo per anestesia Alaskan. Qualcosa di forte per l'emicrania. Per me, mi sta scoppiando la testa. Qualunque cosa tu abbia, anche solo 300 gocce. Lista pazienti: Joan Sioman, lama di coltello spezzata e incastrata nell'omero sinistro, braccio non recuperabile, sostituito con arto cibernetico. Tariq Klerk, o come cacchio si chiama, tra le lacerazioni ai flessori dell'avambraccio sinistro, tre lacerazioni, profonda ferita da perforazione che ha reciso l'arteria brachiale, causa presunta di morte, shock. Vabbè, queste sono tutte cose, ragazzi, che non è che ci interessi sapere. Tizi e nomi. Hans Otto. E Hans, quello di cui parlavano. E questa è Lucy. Sono qui per portarti via. Sei Lucy? Lucy Thackeray. Ma che cazzo gli prende? Non vedo niente. Mi manda tuo fratello. Sono qui per portarti via. Bertie. Ok, ok, solo un attimo. Che gli è successo? Gli hanno sparato. Lo avevo quasi sistemato, ma ha ricominciato a sanguinare. Non abbiamo tempo. Senti. Non c'è tempo. L'hardware che hanno qui dovrebbe stare in una discarica. Dobbiamo andare, ora. Già che sei ancora qui, fagli una scansione. Dici sul serio? Cristo, li vedo i tuoi impianti. Fagli una scansione. Va bene. La pressione sta calando e anche la temperatura. E tra l'altro era opzionale, potevamo dirgli basta così, andiamoci. Cerco di arrestare l'emorragia. Tu dagli un'unità di sangue sintetico. Forza, dai, è sul tavolo, il primo a sinistra. No. Prego? Basta stronzate, non c'è tempo. Non ce l'ha fatta. Certo, non potevo aspettarmi nient'altro. Ops, ho sbagliato, non volevo far questo. Aspetta, 14.06, sì, è questo, dai, possiamo farcela. Perché penso si sia autosalvato quando siamo entrati. È il più recente, dovrebbe andare bene. Speriamo in bene. Yes, a posto. Recuperiamo il recuperabile. Ah, tra l'altro, guarda un po'. Qui abbiamo già preso lo shard, va bene. Questo shard l'abbiamo preso, ma tanto l'ho già letto. Posto. Yes, sì. Messaggi, ok. Rete locale. Spengo, perfetto così. Avevo spento questo. Non c'è altro, vero? Interessante. Questi sono comunque attivi, ma all'interno dovrebbero esserci quei corpi. Questo si può solo acquistare. Non c'è da collegarsi. Quindi siamo a posto, credo. Qui c'è il bagno, ma avevamo già visto quella cosa, va bene. A posto così, vai. Allora, lo shard. Non ho ancora finito. Il tuo zoom è appeso a un filo. Sì, file. Tac, tac, a posto. Sei Lucy? Lucy Thackeray. Ma che cazzo gli prende? Non vedo niente. Mi manda tuo fratello, sono qui per portarti via. Bertie. Ok, solo un attimo.
Che gli è successo? Gli hanno sparato. Lo avevo quasi sistemato, ma ha ricominciato a sanguinare. Senti, non c'è tempo. L'hardware che hanno qui dovrebbe stare in una discarica. Dobbiamo andare, ora. Ha detto a sinistra, ma dove? Già che sei ancora qui, fagli una scansione. Va bene, va bene. La pressione sta calando, e anche la temperatura. Sta andando in shock. Cerco di arrestare l'emorragia. Tu dagli un'unità di sangue sintetico. Se potete, sai, forza, vorrei provare dai, a capire è sul se... tavolo, il primo a sinistra. Ah, eccolo. Vai, applichiamolo, perché siamo buoni. Quando non vogliamo. Siamo buoni, ma intanto facciamo. Ok, dobbiamo aspettare un po' prima che si chiuda. Perché lo fai? Infatti. Sono un medico. Avrà ucciso più gente di quanta tu ne possa salvare. È un'operazione, non un processo. Ok, direi che la crisi è scongiurata. Adesso deve solo farsi una dormita. Grazie. Ora possiamo andare. Ok. Tra l'altro mi chiedo, avremmo potuto fare tutto questo in silenzio? Allora, l'autista è attesa, se porta la macchina, d'accordo. Dai, ancora un pochino. Dai, che tanto non c'è nessuno. Il tuo passaggio, sali. Eccolo là. Vai, corri, corri! Corri, ragazza, laggiù! Yes! Giuramento di Ippocrate. Contratto concluso. E anche questa è fatta. Ehi, Lucy è al sicuro. Ottimo lavoro, grazie. Ma figurati. Reputazione 7. E stiamo accumulando soldini, dindini. Ottimo così, ottimo così. Qui abbiamo ripulito tutto. Mi chiedo se... capacità tecnica... conoscenza tecnica, insomma. Potenza attributo, migliora abilità con esplosioni e armi tecnologiche, fornisce compatibilità con cyber alta gamma. Di bypassare alcune serrature, prende il controllo dei dispositivi. Conoscenza tecnologica nei dialoghi. Conoscenza della rete. Io credo... questa la voglio acquistare, dai. E il punto disponibile, vediamo un po'. Questo cosa fa? Sguardo dall'alto, evidenza autonomamente tutte le telecamere e punti di accesso vicini. Perché no? Questo ci può tornare comodo. Così non dovrò più preoccuparmi. Tra l'altro, quella roba che avevo sbloccato. Ah, lo vedete dov'è, ragazzi? È lassù, è. Si poteva fare questo. Entrare qui. Vedi? Boom! E saremmo entrati. Che figata. Oh! E anche un punto d'accesso. Meglio di così. Vabbè, estrazione dei dati esperto. Vai, non è poi tanto malaccio. Hacking rapido, guasto cyber e hacking rapido, contagio. Vedete, stiamo ottenendo roba, ragazzi. È importante fare questa cosa dei collegamenti. Perché otteniamo gli hacking. Magari anche quelli avanzati, che non sarebbero mai tanto malaccio. Vediamo un po'. Carino. Gli occhiali, sono figo, Cyberware. Questo devo aumentarlo da un bisturi. Vedi? Visita un bisturi per cambiare il cyberware installato o potenziarlo, sostanzialmente.
inventario, personaggio, mappa, il diario, certo. Allora, inventario, cyberware, ecco qua, vedete? Questi sono quelli che ho installato. Però questo sono un grado 2. Ancora non posso usufruirne, però ce l'ho. Contagio, hacking rapido combattimento, hacking rapido controllo, guasto cyberware e shock sinaptico. Ricordiamoci di questi, eh. Bene, prossimo punto. Facciamo qualche altra secondaria? Cyberpsicopatico avvistato. Perché no? Vai, facciamoci anche un cyberpsicopatico. Non è poi neanche tanto distante, ma... Bene, il veicolo è tornato. Giusto, perché si è distrutta, ho dovuto ripararla, vedete? $100. E non è, no, considerando che è la macchina completamente distrutta, è saltata in aria, $100. Non sono affatto malaccio. Però estrarre l'arma in questo contesto è scomodissimo. Fatemi fare un po' di bordello qui. No! Mica mi... No! Bene così, bene così. Oggetti rari, componenti oggetti rari, grado 3. Qui c'è altro che possiamo recuperare. Ci sono un bel po' di soldini qua sotto, a quanto pare. Io raccolgo tutto, tanto poi dopo li rivendo. Prendi, prendi. Ok. Preso, preso, preso. Chissà se salire su una macchina me la sblocca. Ma non credo, vero? Devo comprarla o tenerla in giro, se non mi sbaglio, si trovavano in giro le macchine. Però qua sotto c'è una cosa. Ah, era una pistola. Va bene, va bene. Andiamo dal cyber psicopatico. Sti tizi si vogliono proprio mettere in mezzo. Presa. Vieni qui. Yes.
Facciamo così. Yes. È fatta? Ah, ce n'è ancora uno. Controllo purtroppo è pessimo, ragazzi. No, forse sul PC è tutta un'altra cosa. Ok. Questo a posto. Prendi tutto. Ok. Il nostro psicopatico è qui da qualche parte. Ok, di qua. Giù. Salvataggio automatico, ottimo così. Boom! Levati di torno! Che cosa hai fatto? Aridaglie! Sono qua, forza! No, sul riscaldamento! Nessuno esce vivo da qui! Oh, porca puttana! Muoversi! Sei un po' bloccato, l'amico! Riavvio ottico! Cazzo, mi ha fottuto le ottiche! Sta tirando le cuoia, manca poco! No! No! Vediamo! Yes! Prendiamo tutto! Che ho lasciato indietro questo qua. Sì, coltellino. C'è da dire che quando adesso andremo a affrontare il pazzoi, ragazzi, dipende da quanto è forte il suo livello, eh. Ce ne possono essere anche molto pericolosi. Sembra che ci sia. Ma che... Oh, interessante. Riprende la sua macchina? Questo tizio è scappato spaventato. Punk coltello. V, è scoppiato qualcosa a Northside. E a quanto pare è pieno di Maelstrom in fuga. Scopri cosa succede esattamente e fammi sapere. Ma certo. Io questo perché avevo cominciato a seguirli molto
più avanzatamente le missioni secondarie, ragazzi. Questa è la prima volta che la vedo attualmente. Di solito andavo avanti sempre con la trama principale. Non vedo altri segnali di gag intorno al ponte, quindi possiamo escludere un regolamento di conti. Direi che un Maelstrom ha avuto una pessima giornata o ha esagerato a impostare i suoi impianti. Difficile dire quale delle due. So solo che gli altri sono arrivati al momento sbagliato ed è finito in un bagno di sangue. Punterei sulla cyberpsicosi. Persino i benvenuti peggiori del Maelstrom non arrivano a questo punto. Che cos'è? Maelstrom morto, privo di senso e senza battito. Causa del decesso, shock e perdita di sangue dovuta alle lacerazioni multiple. Userà delle lame, le braccia lame, per esempio. Qua c'è del sangue, per esempio. Tutto pieno di sangue, in effetti. Eccolo là. Netrunner. Lo posso prendere alle spalle, secondo voi? Ci provo, eh. Neutralizza la minaccia. Sei fortunato che non ti ho voluto uccidere. Nuovo Shad, addio. Tamara, sto cercando di contattarti da quando mi hanno rapito. So che mi sta cercando e so che prima o poi mi troverai, ma non so come aiutarti. Non credo di potermi connettere alla rete. Avrei dovuto ascoltarti quando mi insegnavi a farlo, ma ora sono fottuto. Sinceramente, non credo che mi riconoscerai quando mi vedrai. Non mi riconosco neanch'io. Dovrei ficcarmi un fucile in bocca e farla finita. Sono un fottuto mostro. Cazzo. La gang non mi riprenderà, non senza una busta in testa. Ho mani simili a trattori e orribili occhi rossi. Riesco solo a pensare a come i tuoi amici abbiano cercato di allontanarti da me dicendoti di non metterti con un Valentino, che ti avrei lasciata per un'altra e che sarei sparito senza una parola. Ora sono sparito e loro saranno lì tutti tronfi a dirti te l'avevo detto, ma si sbagliavano di grosso. Il pensiero mi fa impazzire. È come se la testa mi stesse esplodendo in mille pezzi. Sento la pressione che sale, sale e sale, ma non so quando esploderà. Questo è ancora vivo, eh. Invia un messaggio a Regina su avvistamento sottoterra. Io ti lascio vivere. Dopotutto, povera, i cyberpsicopatici non hanno particolari colpe, se non per il fatto, poveretti, che hanno perso il controllo. Attenzione, attenzione. Aha! Sì, sì, mo lo invio un messaggio, sa, dammi solo un attimo. Voglio esplorare per bene per non lasciarmi nulla alle spalle, se possibile. Alla fine l'ho risolta molto facile, ragazzi. Non ho utilizzato neanche. Vedete, ci sono esplosivi in giro. Non ho dovuto usare nessun hacking particolare se non all'inizio per il ping. Che comunque mi ha fatto ottenere roba.
Ok. Ecco qua, il nostro ragazzo era un Valentino, non un Maelstrom. Quelle carogne Borg dovevano proprio avercela con lui, perché l'hanno imbattuto, imbottito di impianti come un tacchino, e l'hanno guardato scoppiare. Che tra quelle carogne Borg, i Borg, ragazzi, non sarà un riferimento ai Borg di Star Trek? Che erano fissati con tramutare tutto, la roba biologica, in roba di macchine, no? Appunto i Borg, se non mi sbaglio si chiamavano così. Sarebbe successo a chiunque. E l'hanno guardato scappare. Sarebbe successo a chiunque con tutti quei chip così in fretta. Il corpo non ha avuto tempo di adattarsi e il cyberware l'ha trasformato in un psicopatico. Per fortuna aveva ancora un po' di autocontrollo, così ho potuto eliminarlo senza dare nell'occhio. Sembra che il nostro uomo non abbia neanche dovuto farli incazzare. Qualche tempo fa i Maelstrom hanno annunciato che cercavano volontari per testare del nuovo cyberware. Ovviamente nessuno si è fatto avanti, così quegli Psychoborg hanno iniziato a rapire persone dalla strada. I Valentinos cercavano il ragazzo a tempo, per non parlare del Netrunner che ha disseminato la rete di bot analizza dati per rintracciarlo. Alla fine deve essere riuscito a liberarsi e si è battuto per scappare. Ha usato le armi dei Maelstrom contro di loro. Questa storia gli si è ritorta contro in modo spettacolare. Per fortuna hai potuto andarci piano con lui. Il ragazzo è ancora giovane, forse con il giusto aiuto potrà imparare ad adattarsi alla sua nuova condizione. Cioè, capite, ragazzi, che questa poteva anche succedere il contrario, attenzione. Io l'ho salvato in questo caso, ho deciso. Ma potevo anche fargli la festa e dargli una morte. In questo caso è stato fattibile, ma non con tutti sarà fattibile. Preso. Vedete, mi dice è ancora vivo. Che succederebbe se adesso provassi a sparargli? Lo ucciderei, suppongo, di un colpo solo, tra l'altro. Come è giusto che sia. Anche questo se l'è cavata, perché alla fine gli ha solo sparato. Ti ha solo sparato, come se fosse la cosa più semplice del mondo. Ma considerando questi chip che hanno addosso, quello sarebbe il meno, in effetti. E si sta facendo giorno, mi sa. D'accordo. Ora, aspetta, un altro messaggio? Prima verrà la grande resa dei conti che aprirà le porte al futuro del mondo. Quando il denaro passa di mano in mano, il tuo io diventa vittima del capitalismo. Collettivo Bartmos. Ora, continuiamo così, ragazzi. Inventario. Mimetica in fibra tattica. No, niente mimetica. La magliettina. Maglietta funzionale. Burn corpo shit. Dipende dal mio gusto personale, ma alla fine questa va bene per ora, dai. Scarpettine. Scarpe con velcro imbottite con inserti in alluminio. Fanno schifo. Meglio per ora queste scarpette. Per le pistole e le armi. Quante ne stiamo ottenendo però, ragazzi. E i coltelli. Guarda qua che roba. Tutta roba da vendere, eh. I coltelli non me ne frega niente di niente. Ah, posso metterci questi. Freno di bocca, fucile d'assalto, probabilità di colpo critico, meno 3%, riduzione rinculo. È uguale. Sono due tipologie diverse che però mi danno la stessa cosa. Non ho mirini, peccato. Ok. Shard di controllo Raven, varie, permette di impartire comandi al Flattered, appunto, questo è legato alla trama, un drone della Militech per l'appunto, sì.
armi, coltelli, giacche, vestiario vario, tutta roba o che uso o che vendo, semmai. Per la creazione... Creazione, potenziamenti. Questa la potrei potenziare. Ma non credo che sia il caso, non in questo momento, no? Che poi potenzia i danni, sai che roba. Però dai, un potenziamento piccolo piccolo non ci starebbe? Almeno uno, dai. Infatti ho fatto solo un piccolo potenziamento. Niente di più, niente di meno. Velocità d'attacco, portata effettiva, la probabilità del colpo critico, il tipo di danni e l'applicazione degli effetti sono, di stato sono casuali a ogni ricarica. Interessante questa cosa. Tanto valeva provarlo almeno una volta, dai. E infatti comunque ottengo anche punti esperienza, che non sono malaccio. Ok, allora. Mappa. Altri incarichi. Contratto. A quanto pare gli affari loschi di Night City giovano al portafoglio. Sei in cerca di edi facili, raggiungi questo posto, scopri cosa devi fare, fallo e in cambio ottieni soldi, reputazione e accesso ad altri contratti. Vai. Vai, vai. A proposito, cambia visuale. Per la radio è R1. Ecco qua. Quale preferisco sentire? Pacifica. Pacific Dreams, vai. Tanto perché almeno c'è un po' di musichetta. Meglio di niente. Ho sbagliato. Qui c'è qualcosa, ragazzi. Ci sono telecamere ovunque. Fatemi un po' provare. Wicked Tires. Attenzione, qui mi sa che ci potremo andare poi per motivo di trama, secondo me, Costa, costo di RAM è ridotto 1. Non lo posso fare, però. Vedete? Non lo posso aprire. Strano. No, non posso farlo in questo momento perché mi sa che è legato alla trama. Qui ci dovremmo tornare per trama, mi sa, sapete? C'è questo sentore, sicuro. Avanti. Va bene, quando arrivo ditemelo. Appena arriva ditemelo e stacco. Vabbè, quando arriva ditemelo. Mi sa, ragazzi, che dovrò staccare molto prima del previsto oggi, lo immaginavo. Per questo è meglio sbrigarsi, dai. Completiamo questa cosetta. E poi devo staccare per oggi, perché stiamo per avere ospiti in casa. Quindi sono costretto a farlo, vai. Non voglio neanche voi. Fuori dai piedi. Ehi V, come va? Sei ancora vivo? Spero di sì, perché ho un paio di contratti nuovi per te. Devi rubare la registrazione di un'iniziazione dei Maelstrom. Se vuoi saperne di più, controlla l'allegato. Ok.
Tipo di contratto furto, rubare una registrazione del rito di iniziazione dei Maelstrom, Daniel Street. Dettaglio, un lavoro da paparazzi per te, mi serve una registrazione della cerimonia di iniziazione dei Maelstrom. In breve, per entrare nella banda bisogna sottoporsi a un'operazione al nervo ottico, una specie di rito di passaggio. Quello che mi serve è un video della cerimonia. Ho ricevuto soffiate e pare che ci sia proprio la registrazione che voglio alla clinica Heavenmend, il posto dove affettano per la prima volta tutte le nuove reclute. Le sale operatorie sono tutte fornite di telecamere. Può essere un filo, un disco intero, l'accesso ai server, non mi interessa. Quello che importa è avere della registrazione. Pensaci tu. Yes. Spegni. Là. Munizioni prese. Connessione. Non ho altra scelta. Vai, estrazione avanzata, non malaccio. Potevo far di meglio, ma no, ora non c'ho tempo. Ok. Ok. Ci è mancato poco. Oh oh, è qui a sinistra, ragazzi. Se esco mi becca. No, m'ha già beccato. Accidenti alla telecamera. No. Contratto rito di passaggio. Mi sa che devo staccare comunque, ragazzi. Tra poco arrivano. Non ho tempo. Maledizione. Sono ben al di sotto degli orari a cui sono abituato. Purtroppo questa settimana è così. È tutto un casino. Spero di poter recuperare. Però domani non posso riprendere Cyberpunk. Devo per forza di cosa fare Mortal Kombat. Ma scusa, la telecamera mi può vedere attraverso i muri. Siamo un po' esagerato questa cosa. Ah, ecco perché mi vede. Spegni. Continueremo a tenervi informati sugli sviluppi della situazione. Tutta la notte. Ah, non la vedo. Ma no. Shard avanzato, capacità aumentata. Ma guarda te. No. Beh, anche questo ci può stare. Allora, ogni tanto. Vai così. Che macello. No, così non va però. Così non va. Volevo fare un po' tutto di nascosto. Rito di passaggio di nuovo. Vedi quando si può fare le cose di fretta, ragazzi. È perché non sono concentrato. So che stanno per arrivare, quindi non so quando stanno per arrivare. Quando arrivano devo staccare tutto.
Siamo con le notizie locali. La violenza interessa ancora una volta. Sulle interstatali 1-166 e... Attenzione a quello. Testimoni oculari parlano di alcune dispute tra clan. Il numero di attacchi sono... No, ma che cacchio, ma dammi tempo. Oh, scusate ragazzi, voi non lo sentite là, ma stanno facendo un sacco di rumore. Non ci può essere mai un attimo di tranquillità. Una giornata intera senza sentire il macello. È una cosa incredibile. C'è sempre qualcosa, sempre. Spento. Ma come cacchio fa a vedermi ogni volta? Bene. Stavolta ce l'ho fatta perché ho pensato prima alle telecamere. Oh, shard avanzamento, capacità cyber aumentato. Ottimo. Yes. Poi. No, qui si mi beccano sicuro. Lì c'è qualcosa. Connettiti. Merda. Ok, almeno questo, va. Meglio di niente. Ah, non posso forzarlo perché ho bisogno di forza 7, visto? Sono felice che abbiano ammazzato Royce, se l'è cercata. Era uno di noi, amico. Non mi importa se non ti piaceva. Via telecamera. Regole sono regole e Royce era un pezzo di merda. Ce l'ho nel... Merda! Ma che palle che siete! Abbiamo un problema! Gioca a far bordello, eh? E vabbè, ci ho provato a entrare in struttura. Forza! Dov'è? Dov'è? Mettiamo fine alla sua sofferenza! No! Mi è rimbalzato! Culo a terra! Così! Cazzo! Così. Eccolo, fermo lì. Yes, esploso. Dov'è adesso? Oh, capacità tecniche, ottimo. Ma guarda, sarei potuto entrare da qui. Vediamo tutto. Meglio farli fuori, allora. Ti ferirò con le mie mani! No! Fatto? M'hai spaventato, amico! Oh!
Vai, ripuliamo tutta la zona. Questo è pieno. Ma là c'è qualcos'altro. Ok. Requisiti attributo. Se un requisito di attributo appare in rosso, significa che il livello del tuo attributo è abbastanza alto. E infatti, ecco qua, non posso passare di qui, non importa. Posso far di qua, però. Yes. Ingegnere, capacità tecniche, vai. Allora. Vabbè, quello da esperto. Istruzione creazione, blocca movimento. Ah, potevo uscire dall'esterno allora. E quassù, se non mi sbaglio, ecco, sì, infatti. Tipo facevo così. E potevo fare questo. Shard. Molti ritengono che stiamo vivendo in un'epoca in cui il termine impossibile sia diventato... Ok, sì, l'abbiamo già letta anche questa. Eurodollari, eurodollari. Usci la pompa. Preso. Conversazione, ho un nuovo tizio. Appena hai un posto, solita tariffa. Per ora dovrò aspettare. Quanto? Ti faccio sapere appena posso inserirlo. E portamelo pulito. L'ultima volta ho dovuto disintossicarlo. Pistolina. Il tizio. C'è un posto in cui nascondere sti tizi? Sì. Ok. Oh, capacità shard avanzamento. Ottimo. Questo non posso. Lascialo. La verità sui cyberpsicosi. Ne ho abbastanza delle insensate sparatorie che ogni giorno mietono centinaia di vittime innocenti. Sono stanco di questo ridicolo e vuoto dialogo sulle restrizioni agli impianti. Sono stufo del costante ignorare il problema della cyberpsicosi. Nella società americana di oggi ci sono ancora molti miti e pregiudizi sui cosiddetti disturbi della personalità legati alle tecnologie. La gente crede che le vittime vengano infettate dalle cliniche di loschi bisturi. Gli scienziati non riescono neanche a concordare sulle cause della malattia o alcuni dubitano persino della sua esistenza. Forse cambierebbero idea se un cyber psicopatico trasformasse il loro bel laboratorio in un matatoio, ma forse nemmeno allora. Dopotutto non prendono i loro ricchi stipendi dalla lobby dei cyberware per dichiarare pubblicamente terribili effetti collaterali inclusi nei loro prodotti. Ho condotto le mie ricerche personali sulla cyberpsicosi. Posso affermare con assoluta certezza che si tratta di una conseguenza dello stile di vita moderno e dell'ossessiva enfasi posta nell'incorporare tecnologia moderna nelle nostre vite. Sebbene gli impianti cibernetici possano influenzare direttamente la chimica del nostro cervello, sono soltanto un catalizzatore per l'insorgenza della malattia. Il nostro mondo è soggetto a una diffusa deumanizzazione. Ci circondiamo sempre più di macchine e intelligenze artificiali. I nostri carichi sostituiscono occhi, labbra e volti naturali con maschere di metallo. Alcuni di noi iniziano persino a perdere di vista cosa significhi essere umani, scivolando in sentimenti di totale allineazione e radicato panico. Perdiamo la capacità di distinguere tra ciò che è reale e ciò che è solo artificiale, digitale e sintetico. Queste persone iniziano a isolarsi, perdendo l'empatia verso gli altri, subendo drammatici sbalzi d'umore e dimostrando tendenze al sadismo. Tuttavia, la cosa più preoccupante di tutte è che tutto questo non viene quasi mai diagnosticato. Non tutti i cyberpsicopatici sono tirani di guerra o ex mercenari dotati di impianti di riflessi Sandvistan.
Non tutti finiscono crivellati dalla Max Tac. Molti cyberpsicopatici possiedono un solo impianto, un ginocchio, un rene. Sono invisibili, inosservati. Si rinchiudono e si isolano dai propri amici, colleghi e cari. Il mondo fuori dalla rete e dai loro deliri. E dai loro deliri svanisce dai loro pensieri. Sono malati e soli e nessuno fa niente a riguardo. Non c'è nessuna eloquente conclusione. A dimostrazione del valore di questo manifesto, dirò soltanto che sono stato espulso dal team di ricerca cibernetica della Zetatech per averlo scritto. Questo niente, questo niente. Preso. Preso, preso, preso. C'è altro? Ok. Un bel tubetto di pasta scoop. Carne spray. Acqua gialla e sciroppo concentrato di fruttosio. $100, ok. Di qua non posso, dovrei forzarlo, ma non ho abbastanza forza. Accidenti questo. Spegni. File. Diario medico, danni al nervo ottico. Ultimi 3 mesi, 6 operazioni, separazione del nervo ottico. 2 complicazioni, 4 senza. Separatoria Watson, va bene, va bene. No, devo rubare i dati. Sono arrivati? Vai, arrivo. Chiudi la porta però, va, per favore, chiudila. Vai. Ok, dati ricevuti. Ok. E con questo, ragazzi, io qui concludo per oggi. Ci fosse altro, ma non credo, a parte aprire roba. Controllo un po' dappertutto velocemente. Sapete una cosa? Mi sa che stacco proprio qui, perché tanto non ho tempo di controllare tutto. Ricontrolleremo per bene la prossima volta. Magari rinizieremo da qui e se c'ho proprio voglia controllo tutto quanto, ragazzi. Per bene, sì, perché c'è ancora parecchio da controllare qui. Vai, bel salvataggio. Nuovo, vai. Va benissimo questo. Quindi, schermata principale e saluti. Mi dispiace, ragazzi, che debba interrompere così presto, ma purtroppo era una cosa che, diciamo, ho messo in conto. Non mi aspettavo che arrivassero però così presto. A ogni modo, ragazzi, come al solito vi ringrazio tanto per aver seguito questa live. Vi chiedo di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto e volete vederne altri. Iscrivetevi sia al nostro canale YouTube che al nostro canale Twitch. In entrambi i casi vi chiedo di attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Voglio rammentarvi che le nostre live possono essere in qualunque giorno della settimana. Per sapere quando, visionate la sezione programmazione e informazioni di Twitch, dove trovate una lista quotidianamente aggiornata per quanto riguarda orario, date e argomento delle live. E vi ricordo anche nella sezione community di YouTube trovate la stessa cosa. Vi ricordo poi che le nostre live da Twitch vengono ricaricate sul canale YouTube Corse Videoludica. Dove trovate sempre un video in anteprima ogni martedì, giovedì e sabato. Vi ringrazio ancora una volta, vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo ai prossimi video e ai prossimi live. Ciao a tutti!